Dopo aver fatto questo, dopo aver ottenuto buoni risultati con questo sistema, possiamo passare all'arco scuro. Senza ancora scoccare frecce, ahimè, lo so che sarà noioso, ma se voi volete creare dei piccoli campioni o creare comunque persone che non verranno bloccate nelle loro performance future, dovete sfruttare veramente queste prime lezioni per imparare molto bene, per inserire nello schema corporeo questa attività di base in modo veramente, veramente approfondito. Poi possiamo passare all'arco scuola. L'arco scuola, anche qua, non lo dobbiamo adoperare con le libre che prima vi ho suggerito, e cioè per una persona principiante come Noemi, le libre effettive devono essere intorno alle 18 libre. Ma noi, per imparare a maneggiare l'arco, utilizziamo una finta corda, quindi una corda elastica da 6 mm che si trova in qualsiasi supermercato e non avrà più di una o due libre. E questo è molto importante per imparare sin da subito a maneggiare l'arco. Se non l'abbiamo mai maneggiato in vita nostra, dobbiamo imparare a maneggiarlo nel modo migliore. Mettiamoci di nuovo in posizione. Benissimo, prendiamo la corda, ancoraggio, ci mettiamo in linea e rilasciamo. Molto bene. Ci mettiamo in linea, riprendiamo. Come vedete, anche questa attività dovrà essere fatta sempre nocche a 45 gradi, le solite cose, non è che cambia molto, cambia solamente questo primo approccio che deve essere curato molto bene, molto di più che i segreti dei top shooter. È molto più importante ottenere dei buoni risultati nelle prime 5 lezioni di tiro con l'arco che non successivamente. Rilascia, molto bene.